Allora, salve a tutti. Cominciamo con questo video a trattare la costruzione del relè pony. Allora, devo fare per fare un relè, al solito penso che l'armatura la farò con il solito sistema del lamierino ricavato da un vecchio seghetto, perché è d'acciaio temperato, quindi fa l'effetto molla. E poi l'elettromagnete lo andrò a costruire come al solito. Qui però andremo un po' nel dettaglio. Allora, cavicchia. Per fare l'elettromagnetro ho bisogno di due sponde che contengono l'avvolgimento. Le sponde le andrò a fare, risparmiandovi la parte della foratura, con questo compensato recuperato e la sega a tazza. In realtà, eccola qua. La cavicchia ha spessore 6 mm. Questo ha spessore 8 mm, questo buco qua, questa scusate la punta. Perché? Perché questi 2 mm li andrò a recuperare con del cartone, scusatemi, con un foglio di carta che avvolgerò qui intorno e andremo a costruire insieme praticamente al tubetto di cartone che si verrà a creare qui e ai due dischi di sponda il rocchetto che conterrà l'avvolgimento. Cerco di farlo un po' più preciso. Questo elettromagnete deve funzionare con una tensione piuttosto bassa e dovrà avere una resistenza anche piuttosto bassa. Lì potete vedere nel ricevitore che c'è una batteria da 4,5 volts, una batteria piatta, e peraltro adesso sono pure abbastanza rare da trovare, ma sono comodissime per fare gli esperimenti. Abbiamo già visto quella batteria che peraltro un po' scarica, alimenta il LED quando il coesore si eccita. Devo fare la stessa cosa, togliere il LED e metterci il relè pony. Quindi questo elettromagnete, quello che verrà fuori da questa caviglia e dalle sponde di compensato e dal foglio di carta avvolto, dovrà appunto eccitarsi con una tensione piuttosto bassa. Io adesso farò un esperimento con un filo da campanelli. Non utilizzerò il filo smaltato che avete visto per l'elettromagnete del decoesore. Proverò con un filo più spesso, proprio nella stessa identica maniera che mi hanno insegnato da bambino quando si facevano gli elettromagneti. No? Io avevo dei libri che seguivo da bambino, oppure il libro di educazione tecnica delle medie, delle scuole medie, c'era scritto. La pompa, ci fa sempre compagnia. C'è scritto come costruire un elettromagnete. Ecco, ho imparato in quel modo e voglio provare a rifarlo in quella stessa maniera, perché in quella maniera con le batterie da 4,5 volt funzionava. Quindi provo questa strada. Eccoli qua. Ora, siccome purtroppo ho un po' di fretta, devo fretta non è mai buona consigliera. Li vernicio. Dai, sono più belli. I verniciati sono un po' più carini. Beh, sicuramente è decisamente meglio, no? Allora, dicevamo che si prende il foglio di carta e si fa praticamente una striscia. E poi si prende la cavicchia e la si fa su. Poi la si ferma con un po' di nastro isolante. Ecco qua, io già l'ho fatto. Eccolo qui. Ora cerco di. Questi già sono verniciati. Vedo un po' di riuscire a. Ad assemblarlo. Ci vediamo tra poco. Cavicchia. Tubicino. L'altra sponda. La si pressa un pochettino, poi rondella,
Mettiamo qui. Bullone. Ecco qua il rocchettino. Adesso prendiamo una 10, una chiave 10 e stringiamo un po', ecco, in maniera tale che diventa sufficientemente rigida. Adesso questa andiamo a mettere sul mandrino del trapano. Il trapano lo fissiamo alla morsa. Prendo un filo che è abbastanza spesso. Vediamo un po' se viene bene. Adesso andiamo avanti così fino alla fine del rocchetto. Un po' farlo su nel nastro isolante. Allora, elettromagnete, sì, sono veramente spessi questi, fastidiosi, spessi, ma dobbiamo provare se l'elettromagnete va, ecco qua, vedete? E c'è pure una bella forza. Bene, vorremmo andare avanti con questo. Funziona, pare che va, vediamo. Allora, finalmente ho costruito praticamente tutto il
Relay Pony, vedete praticamente la sbarretta che tiene l'ancora, che è fatta sempre con un seghetto, un pezzo di seghetto. Tocca qui ho fatto una vite di regolazione in maniera tale che tocchi, no? Però l'ho provato, perché prima di riprendere chiaramente un po' di prova le faccio, e niente, non funziona. Perché? Con 4,5 volts la batteria funziona questo elettromagnete, ma non funziona messo in serie col coesore e la batteria. Anche se, e non solo, influisce negativamente sul coesore stesso. Ho provato a 12 volts e ho visto finalmente l'effetto speciale che si può avere alimentando con una tensione troppo elevata il coesore. Ho visto le scintille all'interno del coesore. Ve le metto in sovraimpressione, le ho riprese al buio, perché poi ovviamente l'ho anche ripetuto l'esperimento. E quindi niente, diciamo che questa cosa qui è fallita. Adesso questo elettromagnete, che comunque funziona, lo metto da parte, lo rimuovo da qui, smantello tutto e cercherò un'altra strada. What I've done.